Radio Kairos, Italy. Espongo perché Gregorio Rossi mi ha chiamato per questo grande evento della pace e perché ho realizzato questo quadro sulla memoria. Non esiste pace senza memoria. Infatti abbiamo anche un giorno della memoria per ricordare alcune cose importanti che magari non devono capitare più, e questo ci aiuta a lavorare per la pace. Assolutamente. Sì. Che tecnica hai usato per questa tua opera? Guarda, è acrilico su tela e poi l'acrilico viene lavorato con l'acqua, col movimento, con tecniche anche di spatole, di pennelli. È un'opera molto, comunque un'opera astratta la tua. È un'opera astratta, sì. Che cos'è che hai voluto rappresentare infine? Allora, in quest'opera si chiama Frammenti di memoria e ho voluto rappresentare la memoria di ognuno di noi, anche legata appunto a questo evento, potrebbe essere una memoria storica, ma anche la memoria singola degli individui. Ci sono per esempio dei fiori, si individuano delle rose che cadono, perché nella vita di ognuno di noi ci sono, nella nostra memoria, dei fiori che qualcuno ci ha regalato perché li abbiamo regalati a qualcuno e appartengono a frammenti della nostra memoria che sono quelli che poi ci costruiscono anche oggi nel presente. Io ti ringrazio di essere stata qui ospite. Grazie nostri. Marcello. In bocca al lupo per la tua opera e per il tuo grazie futuro mille. Di artista. Grazie di nuovo. Radio Kairos, Italy.